Siamo con il sindaco Emanuele Rallo. Ecco, ci presenti un po', Oriol. Sì, allora, buongiorno. Siamo qui nel Palazzo Comunale di Oriolo Romano. Oriolo è un borgo che nasce alla fine del 1500 su un progetto idealista, anzi ideale, del principe Giorgio Santacroce, che era principe di Vegliano, e alla fine del 1500, particolarmente nel 1560-62, con dei coloni provenienti da Umbria e dalla Toscana, disbosca la selva di Oriolo e fonda materialmente il borgo. In quel momento la famiglia Santacroce è una famiglia ascendente, una famiglia molto importante. Successivamente poi il feudo passerà agli Orsini e agli Odescalchi, però la famiglia Santacroce nel costruire Oriolo crea proprio un assetto ideale ancora oggi visibile nella predisposizione e nel godimento che le persone possono tranquillamente fare in ogni momento dell'anno della piazza, del palazzo e del centro storico di Oriolo. Quindi il palazzo che a nord brocca i venti di tramontana, le tre vie in cui le persone si insediano, la piazza larga, la villa con l'orto del principe, un assetto diciamo specificamente ideale tardo rinascimentale. Ecco, e quanti abitanti e su che si basa l'economia del paese? Allora, Oriolo ha avuto una storia economica classica, quindi un territorio agricolo fino ovviamente agli anni 50 e 60, con alcuni insediamenti industriali, poi è cambiato tutto. La popolazione attualmente ammonta a quasi 4.000 abitanti, abbiamo avuto una grande crescita negli anni 90 e nei primi anni 2000 legata al trasferirsi di tante giovani famiglie da Roma e dall'Interland romano. Questo ovviamente ha anche cambiato l'economia del paese, in cui oggi il pendolarismo è sicuramente rilevante, sia verso Roma sia verso Viterbo. Il segnale però che questo cambiamento ha significato per noi è stato duplice. Da una parte sicuramente a Oriolo c'è una qualità della vita che è diversa e migliore, crediamo, da quella della capitale. Al contempo l'afflusso di tante persone, considerate che a inizio anni 90 Oriolo faceva 2.000 abitanti, ha anche cambiato la composizione della comunità. Oggi è una comunità molto varia e molto attiva, in cui i vecchi oriolesi e i nuovi oriolesi partecipano alla stessa maniera, ognuno con le proprie caratteristiche. Questo ha creato davvero negli ultimi anni un certo anche fervore culturale, che è facilmente riscontrabile negli eventi, nelle attività che durante l'anno si svolgono. Una comunità quindi molto viva. Parlava che molti si regano a Roma o a Viterbo del lavoro. Avete problemi di viabilità o di collegamenti? Oriolo non è mal collegata, se ragioniamo su un discorso di Regione Lazio, ovviamente. La linea ferroviaria che ci collega a Valle Aurelia, Roma Ostiense e Tiburtina è una linea che nel corso degli anni, soprattutto con gli investimenti del Giubileo, ha avuto un cambiamento reale nel suo servire Oriolo e i paesi andando verso Viterbo. Sta di fatto che la linea è ancora insufficiente. Regione ha investito, sta investendo molto per il raddoppio fino a Bracciano. La realtà è che davvero l'investimento sulla linea dei pendolari non è soltanto un investimento per migliorare la vita dei pendolari, cosa che comunque è indispensabile, perché è incredibile che oggi chi fa il pendolare perde almeno 2 ore per andare e tornare da Roma, ma al contempo è anche un investimento strategico per la crescita turistica di questi territori. Noi ovviamente siamo un piccolo paese, sappiamo che le sfide non si vincono da soli, ma il tema dei trasporti, dei collegamenti è un tema davvero importante. Una linea ferroviaria funzionante permette anche in momenti meno lavorativi, quindi immagino le strade, altri periodi dell'anno, di avere un flusso turistico verso Viterbo e verso i nostri paesi, che può diventare davvero decisivo per la nostra economia. C'è abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi una crescita delle attività terziarie, quindi hanno aperto ristoranti, hanno aperto B&B. C'è sicuramente un fervore che è collegato a un posizionamento di Oriolo, anche nel momento in cui la nostra faggeta nel 2017 è stata riconosciuta come faggeta UNESCO, un posizionamento di Oriolo interessante, e quindi degli investimenti negli ultimi anni si sono realizzati, speriamo continuino. Ecco, per quanto riguarda la vita quotidiana qui a Oriolo, nel settore scuole, come siete organizzati?
Le scuole sono forse la nostra comunità nella comunità che davvero ha una capacità di attività e di protagonismo eccezionale. Lo dico con grande rispetto e ammirazione verso tutto il corpo docente, sia nelle scuole materne, sia nelle scuole elementari, sia nelle scuole medie. In particolare nel corso degli anni le scuole elementari hanno creato dei progetti che sono diventati un patrimonio della comunità, progetti legati alle politiche per la lettura fondamentalmente. Quindi Oriolo ha ottenuto il riconoscimento Città che Legge e nel corso degli ultimi mesi, degli ultimi anni abbiamo ospitato diverse persone, diverse esperienze culturali che hanno davvero dato un riconoscimento. E tutto questo processo è partito proprio dall'attività delle scuole. Penso a Marco Damiano, che abbiamo ospitato settembre scorso con Supera Sacramola, Franco Arminio, che abbiamo avuto qualche settimana fa, nei prossimi giorni avremo in Lupananca. C'è un fervore culturale importante a Oriolo che è stato davvero stimolato da basso. Noi l'abbiamo organizzato con una consulta, con delle attività collegate anche di pubblica lettura, di lettura condivisa, che funzionano in maniera importante e che ormai sono 2 o 3 anni che si svolgono con regolarità. E poi ci sono 2 momenti, da questo punto di vista, sempre auto-organizzati, durante uno a fine estate e uno a inizio inverno, che sono stati chiamati Camomilla dagli organizzatori, che sono dei momenti di lettura tematica su un tema e che hanno avuto la capacità di farci riscoprire anche spazi pubblici del paese dimenticati, quindi non solo attività culturali ma anche attività di riscoperta di spazi pubblici che consideravamo meno importanti e che invece poi sono entrati nel cuore delle persone che vivono a Oriolo. Sono nell'estate, nell'anno, le giornate di riferimento, manifestazioni e altre attività? Su questo tema noi stiamo facendo anche dei ragionamenti per far sì che le attività più belle, più importanti non si svolgano soltanto l'estate, perché poi il discorso di una piccola comunità è sempre un po' quello di addormentarsi durante il resto dell'anno e non pensiamo che sia positivo un fenomeno del genere. Però ci sono comunque delle ricorrenze molto, molto importanti che sono diventate anche tradizionali. Da questo punto di vista, io rispetto agli altri paesi si qualifica meno per attività esclusivamente, diciamo così, enogastronomica, anche se abbiamo più tematizzato alcuni momenti. In particolare a maggio c'è una fiera agricola che si svolge nella Villa Agrioriolo, che è organizzata dalla nostra università agraria. A luglio c'è un festival di musica e di fumetti indipendente, il Muso Festival, che è non voglio dire un unicum ma è davvero particolare per la sua organizzazione e che ormai è quasi di tradizione ventennale. A Ferragosto c'è la nostra festa patronale, anzi abbiamo la festa patronale a San Giorgio, però diciamo la Madonna della Stella per noi rappresenta il momento in cui la comunità si ritrova in piazza e che quindi unisce gli oriolesi che se ne sono andati, gli oriolesi che vivono ancora qui, i nuovi arrivati, unisce tutti. E a settembre abbiamo un altro momento che è diventato molto importante e che attira davvero tanti visitatori, la Sagra del Fungo Porcino. Questo è il territorio di funghi, abbiamo il bosco, insomma, e sicuramente il porcino e i funghi in generale qualificano la zona. Dall'anno scorso abbiamo sperimentato a ottobre anche un momento di voglio far parte dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, abbiamo sperimentato un momento enologico sui vini dei borghi autentici che facciamo nelle cantine del centro storico, un'altra proposta ecco, che abbiamo lanciato. Quest'anno, se tutto andrà bene, a fine giugno si svolgerà qui da noi la festa nazionale dei borghi autentici, che è una festa itinerante che ogni anno si sposta di regione in regione e quest'anno dovrebbe svolgersi da noi. Chiaramente è una festa grande, noi siamo un paese piccolo, quindi la fase organizzativa è molto complessa. E dispiace se ci fa un po' da cicerone? Ci mancherebbe. Andiamo a visitare un po' di... Assolutamente sì. Signor Sindaco, adesso dove ci troviamo? Siamo nel centro del paese, Piazza Umberto I, la piazza storica, alle nostre spalle Palazzo Altieri.
che, come accennavo, viene costruito dal signore Giorgio Santacroce alla fine del Cinquecento, poi sarà anche ampliato nelle dimensioni dal, soprattutto dalla famiglia Altieri, che lo porterà a avere l'assetto attuale. Alle nostre spalle il poggio con le tre vie storiche che erano appunto protette dal vento del nord, dal palazzo, e possiamo vedere dietro al palazzo punti importantissimi di Oriolo, perché abbiamo la villa storica e abbiamo il viale del Mare. Sono i due punti che davvero permettono al centro d'Oriolo di rappresentare anche il cuore vissuto dalla comunità. Ed ecco appunto il viale delle Ormate alle nostre spalle. È un viale storico, nasce all'inizio del 600, collega Oriolo alla frazione di Monte Virginio nel comune di Canale. È un viale completamente pedonale e sterrato, è diventato nel corso degli ultimi anni punto di ritrovo davvero per tutta la comunità, soprattutto durante l'estate, sia perché in fondo ci sono impianti sportivi, quindi tutte le attività sportive, ma al contempo il viale stesso è utilizzato per passeggiate, sport, diciamo corsa, running e simili, e poi da qualche anno è utilizzabile e usufruibile anche la notte, perché abbiamo creato con un finanziamento un'illuminazione a LED sperimentale insieme con indicazioni della sovrintendenza, e quindi l'intero viale fino al confine con il comune di Canale è illuminato la notte da questa illuminazione a LED che si può vedere e che intervalla tutti quanti gli alberi. Proprio ultimamente, tra l'altro, abbiamo proceduto a una ripiantumazione di alcune specie arboree che nel corso degli anni insomma erano state tolte perché pericolose, e quindi anche dal punto di vista naturalistico d'estate il viale rappresenta davvero un elemento eccezionale per il centro del nostro paese. E adesso siamo entrati in Villa Altieri, che è appunto il palco storico del palazzo. La villa è di proprietà comunale da qualche anno, è inserita all'interno delle ville e dimore storiche riconosciute dalla Regione Lazio. È una villa particolarissima soprattutto per l'aspetto selvaggio, perché nel corso degli anni ovviamente il suo aspetto iniziale di parco principesco è cambiato nel corso degli anni, anche perché ha avuto diverse vicissitudini fino a che non è tornata nella nostra proprietà. Ci sono comunque delle testimonianze rilevantissime, possiamo vedere quello che era lo scheletro del giardino all'italiana, che chiaramente era un topos di inizio Novecento. C'è forse l'albero più antico di Oriolo, un tasso probabilmente ultracentenario. Ce n'è un altro in un'altra via di Oriolo, e sono i due esemplari probabilmente più vecchi del nostro paese. E il parco al suo interno ha un ingresso chiaramente di carattere principesco, che è il viale della Prospettiva, che ci porta fino alla casina di caccia in fondo alla parte opposta del parco. È grande 8 ettari, veniva utilizzato inizialmente come area agricola. Poi tra fine 800 e inizio 900 la famiglia Altieri lo trasformò in un vero e proprio parco principesco, quindi legato più agli aspetti di rappresentanza della famiglia. C'era un cinodromo addirittura, che all'epoca era una moda del tempo. Siamo alla parte conclusiva del parco, alla fine del viale della Prospettiva. Dietro di me c'è la casina di caccia che gli Altieri costruirono durante il loro dominio, durante il loro periodo, e rappresenta l'elemento architettonico più rilevante all'interno della villa. Era, da quando il comune insomma è tornato in possesso, in proprietà del parco, la villa
si trovava in una situazione chiaramente molto, molto selvaggia. La stessa casina era molto deperita e tramite un finanziamento regionale siamo riusciti a recuperare integralmente una parte del pavimento con il cotto originario e quindi la casina è tornata fruibile all'intera comunità. Su questo devo dire che il cambiamento da quando il parco è aperto è percepibile per tutti gli orioresi, perché essendo il parco completamente recintato da un muro, veniva percepito come un corpo esterno a Oriolo. Adesso che è diventato aperto e fruibile durante tutte le stagioni, è diventato il parco degli orioresi e questo ha cambiato radicalmente la prospettiva della nostra comunità. Oriolo si espandeva verso la stazione, il centro come in tanti altri paesi si stava via via un po' spopolando, da qualche anno vediamo un'inversione di tendenza, è tornato il piacere di vivere dentro le piazze, le vie storiche del nostro paese. Dietro di me la chiesa di San Giorgio, che è la chiesa originaria di Oriolo, ovviamente il nome ricorda il fondatore, Giorgio Santacroce. La chiesa in verità ha avuto tantissimi rimaneggiamenti nel corso degli anni, quindi in verità quella che vediamo è un'immagine novecentesca fondamentalmente, che nel corso del tempo è stata modificata diverse volte. La cosa interessante è che la chiesa rappresentava proprio l'inizio invece della parte bassa del paese, cioè il borgo, la parte più agricola in cui erano presenti le strade, in cui erano presenti le attività più quotidiane delle persone e che appunto infatti permetteva poi alle persone di, proseguendo sul borgo, di andare o verso la Fontana Vecchia, che era la prima fonte di approvvigionamento idrico del paese, o poi verso il bosco. Oriolo nasce con l'apporto di boscaioli e taglialegna e quindi chiaramente il bosco rappresentava la fonte di vita primaria da questo punto di vista. Quello che vedete, ecco, è il borgo, la parte bassa del paese, percorriamolo, c'è la scuola fondata da Rosa Venerini. Eccoci nel lavatoio storico, uno dei cuori pulsanti della vita del paese, ancora oggi utilizzato, ancora oggi vissuto da alcune persone che continuano a servirsene, tra l'altro è gestito proprio da un piccolo gruppo di persone del borgo che l'hanno preso in carico, lo chiudono, lo puliscono. È uno dei beni comuni del nostro paese e qui davvero fino a qualche decennio fa la vita quotidiana si svolgeva in maniera davvero notevole. Poi chiaramente nel corso del tempo qualche abitudini sono cambiate, però ancora ci sono persone che lo utilizzano, ancora persone che se ne servono e da quando poi, ecco, questo gruppo di persone l'ha preso in carico, anche questo luogo è tornato a essere maggiormente vissuto e quindi maggiormente apprezzato. Siamo qui con l'assessore Gianni Petrocchi, assessore al turismo e bilancio urbanistica, una delle colonne del comune, e anche il presidente del nostro GAR, il GAR Tuscia Romana, e insomma un mio importantissimo collaboratore. Allora, ci parli un po' del turismo. Ah, guardi, il turismo credo che sia il futuro, soprattutto per un paese come il nostro, che fondamentalmente è un paese che può raccontare qualche cosa anche del passato e soprattutto raccontare cose importanti e interessanti dal punto di vista culturale, avendo qui un patrimonio come Palazzo Altieri, tra l'altro di proprietà del Ministero dei Beni Culturali, gestito dal Polo Museale. Noi puntiamo molto sul turismo, soprattutto perché sul turismo crediamo essenzialmente
Per una ragione semplicissima, siamo a 40 km da Viterbo e a 50 km da Roma, quindi è un punto centrale, è un punto che sta sostanzialmente a 25 km da un porto di grande attracco delle navi di crociera, qual è quello di Civitavecchia, quindi ovviamente abbiamo tutte le condizioni affinché questa cosa possa dare degli ottimi risultati. È evidente che su questo ci stiamo lavorando, non da ora, noi appena ci siamo insediati siamo subito partiti con un progetto di valorizzazione dei borghi assieme ai comuni limitrofi, quello di Canale Monterano, Bassano Romano, cercando di valorizzare questi monumenti che abbiamo. La stessa geometria del nostro paese nel centro storico è particolarmente interessante, molto apprezzata anche da parte dei turisti. È evidente che dobbiamo fare delle cose che siano funzionali anche ad una mobilità diversa. Noi abbiamo la ferrovia e quindi la ferrovia è un punto di riferimento importante e soprattutto è un punto di mobilità. Anche su questo anche recentemente abbiamo lavorato su un progetto di definizione di piste ciclabili che ci consentono di poter raggiungere addirittura attraverso Canale Monterano, attraverso Bassano e attraverso il comune di Sutri collegarci alla via Francigena, perché anche quello riteniamo che sia un punto particolarmente interessante da sviluppare. Siamo con il sindaco Emanuele Maggi a Bassano Romano. Ecco, ci faccia una breve presentazione del paese. Innanzitutto grazie e benvenuti. Siamo a Bassano Romano, un paese in provincia di Viterbo, una piccola comunità che non arriva nemmeno a 5.000 abitanti. È un paese che sorge sul tufo, nel pieno della Tuscia viterbese, tante bellezze storico-artistiche e una punta di diamante del territorio della Tuscia, poiché si inserisce in un ambiente di notevole pregio. Ecco, su che è basata l'economia del paese? Beh, l'impiego statale è diffusissimo e chiaramente questo, come quello di tutta la Tuscia, è un territorio particolarmente vocato all'agricoltura, quindi imprese agricole ma tanto impiego statale. Ecco, avete problemi di viabilità per raggiungere Viterbo, Roma? Sicuramente il tema dei trasporti è uno dei problemi più sentiti nel territorio. Ci sono rilevanti problematicità in ordine al raggiungimento sia di Roma che di Viterbo, ma posso parlare anche di distanze più ravvicinate, come esempio anche la stazione di Capranica, il raggiungimento delle stazioni ferroviarie. Sicuramente quello sui trasporti è un profilo sul quale bisogna lavorare maggiormente da parte di tutte le istituzioni coinvolte. C'è qualche emergenza sulla quale sta lavorando? Beh, le emergenze sono tante, sono quelle che riguardano le piccole comunità. Grande attenzione viene data al sociale, alle persone che stanno in difficoltà. Cerchiamo sempre di dare massima vicinanza e cercando di entrare in empatia con la situazione di disagio delle persone. Ci sono delle persone che fortunatamente riescono a vivere bene, ma ci sono anche tante persone, tante famiglie che non sanno come arrivare alla fine del mese, e credo che specialmente in una piccola comunità, oltre all'aiuto concreto, anche l'ascolto e la vicinanza sentimentale, emotiva ed empatica sia fondamentale. A proposito di difficoltà, lei pensa che il reddito di cittadinanza qui a Bassano possa avere concretezza?
Ma io credo che il reddito di cittadinanza, essendo una legge dello Stato, possa e debba avere concretezza su tutto il territorio nazionale. Poi come si svilupperà e se troverà efficacia questa misura, non lo so, qualche incertezza personalmente ce l'ho in ordine a delle problematicità nella distribuzione a livello pratico e soprattutto nel profilo relativo alla ricerca del lavoro. Non so come tante offerte di lavoro possano poi presentarsi dinanzi a chi veramente ne ha bisogno. Se parliamo di 5 milioni di poveri, per ognuno ci dovranno essere 3 potenziali proposte di lavoro, non mi sembra che in questo momento ci possa essere questa possibilità. Tuttavia, una misura di carattere universale per il contrasto alla povertà deve essere necessariamente fatta. Ecco, per quanto riguarda le scuole? Beh, questo è un paese con una fortissima presenza delle scuole, perché abbiamo 2 scuole materne, una scuola elementare, una scuola media, un liceo linguistico, un liceo delle scienze umane e l'istituto tecnico industriale statale. Abbiamo una popolazione scolastica di circa 1000 studenti e in percentuale è il paese che nella provincia di Viterbo vanta la più grande percentuale tra popolazione residente e studenti, e questo è un vanto per il nostro paese, e lavoriamo molto sulle scuole. Adesso ci dica qualche data di ricorrenza su qualche festività particolare o celebrazione che si tengono qui a Bassano. Il primo weekend di luglio, cioè i mercatini del 600, ogni primo fine settimana del mese di luglio, quindi tutto il centro storico del paese fa una rievocazione storica su quella che era la vita nel 600 nel paese, quindi palazzo aperto, visite guidate, stand gastronomici, rievocazioni storiche. Il 14 di agosto c'è il carnevale estivo, che è un po' un unicum in tutto il territorio laziale e attrae tantissimi turisti. E d'inverno, proprio sotto questo periodo, c'è il classico carnevale con sfilate di carri allegorici e mascherate. Ecco, per quanto riguarda alcune specialità gastronomiche, cosa si mangia di buono a Bassano? Beh, dolci, sicuramente maccheroni con i noci, che è una specialità non solo di Bassanomano ma un po' del territorio della Tuscia, e sicuramente invece il tortolone, che si può trovare nei nostri panifici, probabilmente è il prodotto tipico del paese. Ci fa adesso un po' da cicerone a farci vedere qualcosa? Ci proviamo. Qui siamo in piazza Guglielmo Marconi, poco prima di Borgo San Filippo, e qui è possibile ammirare una bella veduta dall'alto del nostro paese, e tra l'altro da qui proprio vicino a via del Lavatore si può vedere la casa della famiglia di Fabrizio Frizzi. I genitori acquistarono questa casa e lui praticamente trascorse tutta la sua adolescenza qui nel paese. Tra l'altro è anche sepolto qui nel cimitero comunale di Bassano Romano. Avevamo anche un bel rapporto di amicizia, ha fatto tra l'altro tanta beneficenza anche qui a Bassanomano, partecipava attivamente alla vita sociale del paese, veniva anche durante la Madonna della Pietà, i festeggiamenti, le celebrazioni, un ricordo di una grande persona con un grande cuore. Thank you.
Qui siamo in via Borgo San Filippo e precisamente dinanzi alla chiesa di San Filippo Neri, luogo in cui è contenuta la macchina della Madonna della Pietà, che tra l'altro è una festività molto sentita dalla nostra comunità. Si festeggia la Domenica dell'Ascensione, che precede quella della Pentecoste, e tantissimi confratelli uomini, mediamente tra i 600-700 confratelli, si vestono di bianco con dei ceri accesi e percorrono le vie del paese in onore della Madonna della Pietà. La leggenda locale dice che la popolazione è molto legata a questa festività, che è stata istituita a seguito dell'attribuzione proprio alla Madonna della Pietà della uscita del paese da una condizione di miseria e di pestilenza, e quindi questo è stato attribuito alla Madonna della Pietà. Signor Sindaco, che cosa stiamo vedendo adesso? Beh, qui siamo in Piazza Regina Margherita, che è la piazza che è posta proprio prima di via Borgo San Filippo, e questa è una particolarità. E alcune leggende dicono che questo manufatto sia stato costruito così, in maniera tale da prendere le sembianze umane con questi fori, vedete, due occhi, il naso e la bocca, quasi a voler simboleggiare un esercizio di dominio e di protezione più che altro del paese. Voleva essere in qualche modo un manufatto che proteggesse gli abitanti, incutendo paura e un po' di terrore ai malintenzionati che si avvicinavano. Adesso dove ci troviamo, Sindaco? In piazza Umberto I, e questo che vedete al mio fianco è Palazzo Giustiniani, è il vero gioiello architettonico del nostro paese, un grande tesoro che la storia ci consegna. Inizialmente è iniziato con la famiglia degli Anguillara e poi venduto alla famiglia Giustiniani. Lo Stato lo ha acquistato nel 2003, quindi attualmente è proprietà dello Stato, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla famiglia Odescalchi, che aveva poi lo aveva acquistato dai Giustiniani. All'interno di questo palazzo, fra l'altro, hanno girato moltissimi e celebri film, tra cui La Dolce Vita, L'Avaro, Il Marchese del Grillo e Bianco, Rosso e Verdone. Dentro possiamo trovare degli affreschi di grande pregio, si parla il linguaggio dell'Albani, del Domenichino, del Tempesta, e soprattutto c'è un parco di 23 ettari ed una casina di caccia, molto grande, e riesce a costituire un grande mix tra storia, cultura, ma anche ambiente e paesaggio. Un grande elemento che merita di essere sicuramente citato, e che tra l'altro è tuttora oggetto di un restauro da parte dell'amministrazione comunale, è il Teatro Seicentesco, ed è uno dei teatri che per dimensione è tra i più piccoli del mondo, tant'è che ha una capienza massima di 74 persone, ed era il teatro privato della famiglia Giustiniani, che stiamo restaurando e tra breve lo riconsegneremo alla collettività. Qui ci troviamo dinanzi alla chiesa di San Vincenzo, che è una chiesa che fu fatta costruire nel 1631 dal marchese Vincenzo Giustiniani. Siamo nella parte più alta del paese. All'interno di questa chiesa, tra l'altro molto molto bella, è contenuta la statua del Cristo risorto di Michelangelo. Si è scoperta l'attribuzione di questa statua a Michelangelo solamente di recente, nei primi anni 2000, a seguito di uno studio portato avanti da una studentessa universitaria, e poi anche la dottoressa Silvia Danesi Squarzina ha attribuito questa opera a Michelangelo. La particolarità di questa statua è che Michelangelo l'ha lasciata incompiuta, poiché mentre la stava scolpendo si è scoperto che il marmo aveva un difetto, infatti il Cristo ha una venatura nera nel viso, e poi fu completato per opera di mano ad oggi
ignota, e quindi ad oggi c'è questa grande particolarità che è contenuta nella chiesa di San Vincenzo. Siamo con il sindaco Alessandro Bettarelli, eccoci, faccio una descrizione del paese. Canale Monterano è un paese nel vero senso della parola, 4.200 abitanti, provincia di Roma, siamo ai confini con Viterbo, quella che viene denominata la Tuscia Romana o l'Etruria Meridionale. È un paesetto che vuole essere paese, non ci vergogniamo a essere paese, ci piace così, stiamo crescendo in maniera graduale e credo proporzionata rispetto alle nostre esigenze, e insomma un paese dove vorremmo che la gente venisse per vivere bene e non soltanto per dormire, diciamo, no, la notte e fare da quartiere dormitorio. Abbiamo ovviamente rapporti storici con Roma, dove lavoriamo, dove possiamo poi uscire insomma la sera per divertirci, però ci piace essere qua in campagna tranquilli, diciamo, rispetto ai ritmi frenetici della città. Ecco, l'economia del paese su che si basa? Per molti anni è stato un paese a servizio dei, appunto, dei servizi prodotti da Roma, quindi tanta gente lavorava su Roma. Adesso con la crisi, con la riduzione della pubblica amministrazione è più difficile lavorare su Roma, e tanti canalesi si sono riadattati qui a Canale a fare delle attività in proprio. C'è un buon tasso di edilizia, c'è un artigianato abbastanza fiorente, e c'è gente che comunque si alza la mattina presto per lavorare, per creare il proprio prodotto, per dare il proprio servizio, con delle punte di eccellenza, quali per esempio il pane di Canale, che è un pane ormai abbastanza conosciuto in tutto il nostro territorio, e la lavorazione del cuoio, per esempio, e poi una ottima cucina che, insomma, invito tutti quanti a provare. Sulla cucina torneremo dopo sui dettagli. Le volevo chiedere, avete problemi di viabilità per raggiungere Roma, Viterbo? Chiede qualche cosa? Allora, su Viterbo, diciamo, la nostra pressione è minima, perché fondamentalmente il nostro interscambio principale è la città di Roma. Abbiamo i problemi che hanno tutti i comuni dell'Interland romano, e quindi problemi sia con il Cotral, sia con le arterie viarie, con le macchine, sia soprattutto con la ferrovia Roma-Viterbo, quindi Roma-Bracciano-Viterbo, che è purtroppo fino a Cesano ancora a binario unico, quindi una arteria che risale al 1900. Dovrebbe essere potenziata, aspettiamo che appunto la Regione Lazio investa su questa linea, perché è molto importante per noi, è strategica sicuramente. Lei parlava di Regione Lazio, i rapporti con le istituzioni, visto che hanno abolito le province, come li trova? Sì, ha detto bene, la soppressione delle province come le conoscevamo è stata una vera iattura, perché alcuni servizi che facevano, e facevano bene, era un ente comunque vicino ai comuni, sono stati completamente eliminati. La provincia di Roma è diventata città di Roma capitale, e alcune cose sono sparite, per esempio se nevica le nostre arterie provinciali dobbiamo curarle noi, altri servizi come l'asfaltatura delle strade, sempre provinciali, la strada che taglia in due Canale è una strada provinciale di loro competenza, che però è stata abbandonata. Quindi con la provincia di Roma, con l'ex provincia di Roma abbiamo problemi importanti e seri, speriamo che il governo nazionale riesca a risolverli. Con la Regione Lazio, diciamo, il rapporto è buono, non possiamo lamentarci, c'è un rapporto corretto di enti che ovviamente lavorano su livelli sfalsati, che però c'è grande collaborazione, sinceramente ci troviamo molto bene. Ecco, per tornare proprio alla vita del paese, com'è la situazione delle scuole ad esempio? Allora, le scuole, devo essere sincero, rispetto alla mia epoca hanno fatto un passaggio incredibile, perché da scuole con delle difficoltà importanti, quindi stiamo parlando degli anni 80, oggi le scuole di Canale e Monte Virginio è la nostra frazione, sono davvero un fiore all'occhiello. Ospitiamo bambini da più o meno tutto il comprensorio, da Oriolo, Bracciano, Manziana, vengono a Canale perché si trovano bene, perché le strutture sono buone e perché soprattutto la classe degli insegnanti è ottima. E siamo molto fortunati e molto fieri e orgogliosi di questa situazione.
Senta, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, venendo noi da Roma abbiamo grosse difficoltà, qui come la gestite? Allora, la raccolta dei rifiuti al momento del nostro insediamento, ossia 2 anni e mezzo fa, registrava un 60% di raccolta differenziata. A Canale Monterano vige la raccolta PAP, la porta a porta. Fino a 2 anni e mezzo fa i risultati non erano sicuramente entusiasmanti. C'è da dire che grazie soprattutto all'impegno del consigliere Cesare Gizzi e degli uffici, ma anche della cooperativa che svolge il servizio è nettamente migliorato e siamo diventati in poco più di 2 anni uno dei comuni più virtuosi nel Lazio. Tant'è vero che siamo stati premiati recentemente proprio dal presidente Zingaretti perché la nostra raccolta differenziata è arrivata all'80%, quindi grandissimi risultati. E adesso però diciamo che viene il bello, perché la raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti è un processo che non smette mai, devi sempre migliorare, e siamo sul pezzo, insomma. È entrato in vigore il reddito di cittadinanza, e qui come pensa che vita farà qui? Allora, devo essere sincero, lo strumento è uno strumento importante. Noi riceviamo purtroppo settimanalmente decine di persone che vengono in comune perché è l'ente locale più vicino alle loro esigenze e ci dicono che stanno male, che non arrivano a fine mese e spesso non arrivano neanche alla seconda settimana. Siamo passati dal REI che alcune problematiche le aveva risolte, ma ovviamente con piccole somme di denaro, spaziavano dalle 2 alle 400 euro al mese, a questo reddito di cittadinanza, che però aspettiamo, perché se andiamo ad un CAF e chiediamo i requisiti precisi per il reddito di cittadinanza ci dice che ancora non è precisa la normativa, che i criteri non sono univoci e che quindi è ancora molto difficile da capire come funzionerà. Lo stesso governo ci dice che sarà rimodulato in base alle domande e la gente che si aspettava 700-800 euro al mese speriamo che non sia deluso. E quanti pensa che daranno? Noi avevamo intorno alle 40 domande direi, però con i requisiti per il reddito di inclusione. Per il reddito di cittadinanza dobbiamo capire bene come sarà la storia. Tutti quelli che non lavorano prenderanno il reddito di cittadinanza? Non credo, probabilmente sarà in base all'ISEE e quindi credo che molte persone che avevano puntato, che speravano nel reddito di cittadinanza rimarranno deluse. Però credo e spero che rispetto alle 40 del REI le domande saranno di più e soprattutto gli accoglimenti siano di più. È una situazione che sicuramente merita l'intervento del governo perché c'è tanta povertà a Canale come nel resto d'Italia. Quindi il comune si potrà avvalere di una forza lavoro perché sa che chi ha reddito, avete già un'idea di come utilizzarlo? Sì, allora noi sono ormai 1 anno e mezzo che abbiamo attivato anche il servizio civile che non c'era più a Canale, abbiamo chiesto alla presidenza del consiglio, abbiamo fatto un progetto con Arci e abbiamo portato 4 ragazzi del paese a lavorare, tra virgolette, a lavorare perché è comunque un processo formativo e di lavoro per il comune di Canale Monterano. Diciamo che di lavoro da fare ce n'è molto, il problema è che qualcuno ci dovrà dire quali sono le regole che stanno dietro a questo lavoro. Potranno fare lavori, tra virgolette, pericolosi? Possono fare lavori purtroppo difficili, di concetto, molto professionalizzati? Quindi non vorrei personalmente, lo dico, che il reddito cittadinanza diventasse il vecchio lavoro socialmente utile, che sinceramente sì, da una parte dà uno stipendio, ma dall'altro dà poco a chi lo percepisce e anche come esperienza lavorativa, insomma. Torniamo alla vita del paese di Canale. Ci dà dei punti di riferimento delle feste patronali e cose che possiamo vedere qui? Assolutamente. Per Canale è molto semplice, perché credo che l'associazionismo è la cosa migliore che abbiamo, davvero, sono fantastici. Noi abbiamo un modello che è quello senese, ossia la divisione del comune in contrade. Queste contrade, che sono 6, fanno a gara per chi fa di più e meglio per il proprio paese. Ormai da qualche anno abbiamo una stagione che inizia a giugno e finisce a settembre di sagre, di feste popolari
e l'ultima domenica di agosto abbiamo la festa, quella dei santi patroni, che sono San Bartolomeo e Santa Calepotia. E quindi davvero a Canale è facile venire e trovare festa, basta venire a Canale sabato, una domenica e spesso anche il venerdì pomeriggio, e da giugno a settembre trovi qualcosa da provare, da assaggiare, su cui insomma ti puoi divertire. Ho sentito parlare di Torneo degli Anelli. Torneo degli Anelli è un torneo che si fa fuori Canale, viene organizzato da un'altra associazione di Canale, che sono i Butteri. I Butteri, per chi non li conosci, sono diciamo i cowboy della Maremma laziale e toscana, e c'è questa iniziativa molto carina dove fanno prove di agilità e destrezza. È molto interessante, soprattutto a chi piace stare all'aria aperta e a contatto con i cavalli, con gli animali. Parliamo di gastronomia, ci sa indicare qui a Canale alcune eccellenze? Allora, il pane sicuramente, noi abbiamo la tradizione di pane toscano, quindi pane sciapo. E abbiamo due forni a legna che ancora lavorano con delle tecniche che sono antiche, perché non sono i vapoforni a grandi temperature, sono proprio i forni che vengono scaldati con la legna. Il pane è particolare perché è la classica grande pagnotta sciapa, molto buona e che viene molto apprezzato. Il motto è: il pane buono va piano, perché per cuocere pane lo devi far cuocere lentamente, e il prodotto è notevole, è davvero abbastanza conosciuto anche su tutto il territorio. E col pane che ci mangiamo? Col pane ci mangiamo gli affettati, qui penso come un po' tutta la zona nostra, siamo abbastanza bravi nella lavorazione del maiale e quindi tutto ciò che ne deriva. Ci sono allevamenti anche di bovini. Una volta il Canale, ma ancora oggi, era conosciuto per le macellerie, c'erano persone che venivano da Roma anche, no, a comprare la nostra carne locale. La vacca tipica è quella maremmana. Per chi non la conosce, è una vacca che ha una carne leggermente dura, non è la classica carne frollata che uno può conoscere nelle macellerie romane, ma ha un sapore eccezionale. Io la consiglio a tutti perché è davvero qualcosa di particolare. Se la sente da farci un po' da cicerone e farci vedere qualcosa di Canale? Assolutamente, con grande piacere. Se volete vi porto a vedere qualche piccola perla del territorio. Sindaco, dove ci troviamo adesso? Allora, ci troviamo sul pianoro di Pizzinemi, a Monterano, è la nostra diciamo area archeologica nel pieno della riserva naturale di Monterano. È una location importante per noi, a parte l'affetto che abbiamo per questo posto, perché è effettivamente il nostro fiore all'occhiello. È un posto che vediamo così perché nel 1670 per la precisione, un Papa Altieri decide di comprare Monterano 1671 e chiamare il più grande artista dell'epoca, Gian Lorenzo Bernini, per rifare la propria proprietà. Gian Lorenzo Bernini e la sua bottega arriva, rifà la facciata della chiesa di San Bonaventura, che vedete alle mie spalle, il convento dietro, e la facciata del leone del castello, che poi magari dopo vedremo. È una testimonianza importante perché probabilmente il maggiore artista del barocco europeo è venuto qua a Canale Monterano e ha lasciato la sua impronta. Thank you.
Allora passiamo dalla parte spirituale di Monterano, la chiesa e il convento di San Bonaventura, a quella invece più temporale. Questa è Porta Pizzinemi, che diciamo, fa entrare il visitatore a quello che era il borgo di Monterano e porta alla fine al castello. Il castello è un castello medievale, e ristrutturato anche quello, rivisto da Gian Lorenzo Bernini intorno al 1670 e della famiglia Altieri. Siamo nella piazza di quello che era il borgo antico di Monterano, la piazza rettangolare. E da una parte vedete il campanile della cattedrale dell'Assunta, le rovine, le macerie della cattedrale stessa, e poi il maestoso palazzo ducale, palazzo Altieri, diciamo particolare perché proprio al centro c'è la fontana del leone, una fontana in cui appunto il leone, che era il simbolo dei Paluzzi Altieri, il loro diciamo logo di famiglia, è così situato sopra la cascata, con la zampa rompe la pietra e da lì scintilla, diciamo, sgorga l'acqua per il popolo. Aveva anche questo, diciamo, questo significato un po' morale, no? Il nobile che donava l'acqua al popolano. Questa è un'altra particolarità di Monterano, l'acquedotto seicentesco, anche questo opera della famiglia Altieri, particolare perché in molti si domandano com'è possibile che l'acqua, scorrendo più bassa rispetto alle stanze del Palazzo Ducale, poi venisse convogliata, diciamo, ai piani nobili, e non abbiamo ancora una risposta.